Da oltre 40 anni vestiamo i grandi campioni. E si guardano! Si guardano i cinque, parte Bowen! Parte Bowen! Gli risponde il Formolo! Poi ancora Battaglin! Poi ancora Moser! Di Corrado! Davanti Bowen sta guadagnando! Si volta ma Moser, Moreno Moser! Non si fa sorprendere! E là davanti Bowen che stringe i denti! Moser in seconda! Va a cercarlo! Va a cercarlo! Ancora Bowen con una manciata di metri, Moser lo insegue, Battaglini in terza, in quarta di Corrado, in quinta Formolo, sono le ultime battute, si entra sul viale d'arrivo con ancora Formolo che è in quinta e là davanti Bowen che continua a voltarsi, c'è Moser, Moreno Moser che potrebbe partire per la volata, per lo sprint ed ancora troviamo ora l'ultimo strappo, Bowen e Bowen che cerca, ma ancora Moser, Moreno Moser si stacca a Formolo, Moreno Moser parte, Battaglini in seconda e Moreno Moser con Battaglini, testa a testa fra i due, Battaglini, Moreno Moser, l'atleta della Malivaschi, l'atleta della Lucchini e Battaglini vince, Enrico Battaglini. Secondo Moser, Bowen, poi Di Corrado e poi ancora Formolo in quinta posizione. 135 ufficialmente ai nastri di partenza nella 15ª edizione del trofeo Città di Brescia, Memori Arino Fiori ed Emilio Volpi. Formazioni venute da tutta l'Italia, anche formazioni straniere, quella del campione europeo, mentre le immagini che ci propone la regia sono degli stacchi, degli spezzetti dedicati a questa manifestazione che è veramente un colpo d'occhio per il ciclismo a livello nazionale. Al traguardo è sprint ed è Enrico Battaglini, dal Desire Fiore che la meglio su Moser, Bowen, Di Corrado, Formolo, 52 secondi Polivoda, poi ancora Orrico, 57 secondi il bresciano Fanelli, poi Palini, altro bresciano e Gatti in decima posizione. Vediamo l'arrivo di Fanelli che ha veramente caratterizzato questo finale delle Città di Brescia. Salgono sul podio i primi tre classificati, Battaglin, Moser e Bowen, con il presidente Fiori e l'assessore allo sport Bianchini. Applauso per Battaglin.